Buonasera, i titoli di Sicilia 24. A Palermo è un giallo, l'omicidio dell'uomo di origini algerine, freddato con 3 colpi d'arma da fuoco in pieno centro. Il titolare del ristorante dove lavorava era una persona tranquilla, niente di sospetto. A Catania i conducenti degli autobus sempre più nel mirino di automobilisti violenti. L'ultima aggressione ieri alla Fortino. La prefetta Librizzi: dobbiamo lavorare per rendere i quartieri più sicuri. Lavoro senza tutele e caporalato a Ragusa, scoperti 20 braccianti stranieri occupati nelle serre senza dispositivi di sicurezza né igiene negli alloggi. Denunciato il proprietario per sfruttamento della manodopera. Gratis in questo weekend musei e parchi archeologici in Sicilia, un invito alla scoperta dell'Isola delle Meraviglie. Calcio, domani in C il Catania vuole proseguire la marcia a Potenza, esame interno con il Benevento per il Messina. Buonasera, a Palermo resta un mistero l'omicidio del cuoco di origini algerine freddato con 3 colpi di pistola in pieno centro. La disperazione della famiglia e anche il titolare che dice dove lavora, appunto, un uomo tranquillo, niente di sospetto. Marco Gullà. Aveva finito il suo turno di lavoro in un ristorante di via Emerico Amari a Palermo, faceva il cuoco. Poi la strada a piedi verso casa, qui però nei pressi delle poste centrali di via Roma, è stato freddato con 3 colpi di pistola, 2 al torace e 1 alla nuca. È morto così Badr Boudmai, per tutti Samir, algerino di 41 anni, ucciso nella notte a Palermo. A quell'ora i passanti hanno chiamato il numero di emergenza 112 per segnalare la presenza di un uomo riverso per terra, senza vita. Indagano i carabinieri che stanno lavorando incessantemente per capire cosa ci sia dietro all'omicidio dell'uomo algerino che, stando a quello che racconta il titolare del ristorante dove lavorava, era una persona sorridente e tranquilla, mai niente di sospetto, di strano, nessuno qui era venuto a cercarlo, sottolinea il titolare. Era un uomo felice, sempre con il sorriso al lavoro e parole dolci per la sua famiglia. Il cuoco era sposato, padre di 2 bambini di 1 anno e 5 anni. La sorella della vittima dice: in famiglia non riusciamo a capire cosa sia successo, tutti sanno che mio fratello è una persona buona che adorava la sua famiglia. Nella zona dove è avvenuto il delitto ci sono decine di telecamere che con molta probabilità hanno ripreso il delitto. Grazie alle immagini i carabinieri accerteranno se il cuoco è stato freddato da un killer che poi è fuggito o c'era anche un complice. Domande a cui gli investigatori sperano di dare una risposta il prima possibile. Sono sempre più frequenti le aggressioni ai conducenti dei bus a Catania, l'ultima ieri nella zona del Fortino. La prefetta Librizzi dice rendere i quartieri più sicuri. Luca Ciliberti. Perché secondo lei aggrediscono i conducenti degli autobus? Che c'entra? Ma guardi, purtroppo c'è molta indisciplina del codice stradale e spesso le aggressioni succedono perché ci sono dei diverbi tra i conducenti e coloro che, diciamo, guidano in città. Ancora un'aggressione a Catania, questa volta in via Aurora, nella zona che i catanesi conoscono come il Fortino. La vittima è ancora una volta un autista dei bus del servizio pubblico. E frequentemente stanno succedendo delle aggressioni che purtroppo sono abbastanza pesanti. Questa volta la causa dell'aggressione sarebbe stata una mancata precedenza con uno scooterista che ha affiancato il bus e poi ha sferrato un pugno all'autista. Altre volte la scusa che giustifica la violenza è una mancata fermata, il vandalismo o semplicemente l'atteggiamento inquietante di chi pensa di potersi imporre con la violenza e con le minacce. I colpi di pistola in aria nel parcheggio scambiatore di Nesima sono solo l'ultima di queste follie metropolitane. Il nostro è un territorio particolare, quindi è imprevedibile da poter, diciamo, essere presente al momento in cui succedono le cose. Ci sono delle zone più a rischio rispetto ad altre? Direi che le periferie sono magari c'è meno controllo. Bisogna lavorare anche per rendere i quartieri più sicuri, più abitabili e diciamo regolamentare meglio la gestione delle piazze. A Catania girano circa 110 autobus per turno, complessivamente più di 300, le telecamere a bordo e un servizio di sicurezza interna, spesso da parte dello stesso personale di AMTS in borghese, dovrebbero servire a rendere più sicuri i conducenti e passeggeri che restano vittime di esagitati e violenti di ogni genere. L'ultimo è stato individuato e denunciato dalla polizia per lesioni personali, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Resterà a piede libero in attesa del processo.
Oggi 4 novembre, festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate, a Catania la celebrazione a San Nicolò all'Arena. Sentiamo Simona Mazzone. Le note del silenzio che scandiscono la storia delle forze armate nella giornata in cui la festa dell'Unità d'Italia assume un significato profondo, un sapore più autentico, quando non troppo lontano da noi si respirano venti di guerra. Il pensiero del prefetto di Catania è proprio rivolto ai popoli che stanno subendo un martirio. Purtroppo abbiamo venti di guerra che in questo momento i media riportano con fuga di bambini, con fuga di anziane, quindi immagini che non avremmo voluto rivedere. Quindi in questo momento ribadire i principi di pace, di giustizia, di libertà diventa fondamentale. La deposizione della corona d'alloro nella chiesa di San Nicolò all'Arena di Piazza Dante, la benedizione affidata all'arcivescovo Renna, il saluto a nome della città da parte dell'assessore Parisi, l'applauso dei presenti, tutte le forze di polizia chiuse in un momento di preghiera per i nostri caduti in guerra. Ieri come oggi, dove sui territori dei conflitti resta ferma la vocazione dell'Italia alla pace, come ha ricordato lo stesso presidente Mattarella oggi a Cagliari. Ma occorre ringraziare tutti, ha aggiunto il prefetto, per il lavoro svolto nel quotidiano. Celebriamo la festa delle forze armate a cui dobbiamo gratitudine e apprezzamento per quello che hanno fatto e per quello che stanno facendo anche in tutto il mondo, dove evidentemente svolgono un'attività importante. In un percorso già avviato dal prefetto nella sua manifestata volontà di un avvicinamento alle istituzioni locali, le celebrazioni sono proseguite a Bronte. Lavoro negato e braccianti irregolari nei campi delle aziende ragusane. Sono tante le donne e gli uomini vittime di caporali e imprenditori. Veronica Barbarino. Ancora lavoratori irregolari nei campi di aziende ragusane. Donne e uomini vittime di caporali e imprenditori. Sono stati scoperti 20 stranieri che lavoravano nelle serre senza dispositivi di sicurezza né igiene negli alloggi, denunciato il proprietario per sfruttamento della manodopera, un fenomeno purtroppo radicato che colpisce soprattutto persone non comunitarie. I lavoratori stranieri, soprattutto extracomunitari, hanno una loro vulnerabilità. Una vulnerabilità che è data proprio dalla condizione giuridica del loro status. In Italia è proprio fragile la questione di cittadinanza e soprattutto del mantenimento del permesso di soggiorno, che pone questi lavoratori in una condizione di ricattabilità, per cui costretti ad accettare qualsiasi forma di lavoro e quindi di sfruttamento. Per contrastare il fenomeno, la CGIL Ragusa porta avanti un lavoro di emersione grazie a una rete di associazioni di volontariato, mediatori culturali capaci di intercettare situazioni a rischio e così raggiungere i luoghi di lavoro, campagne e contrade. Un sindacato di strada che consente di far emergere condizioni di sfruttamento e lavoro nero per poi denunciare le anomalie agli organi competenti. Tramite queste segnalazioni le forze dell'ordine intervengono in maniera mirata, come è successo negli ultimi giorni in un'azienda agricola del Ragusano, per garantire pari dignità lavorativa e tutelare le aziende presenti sul territorio che operano in osservanza ai dettami della vigente normativa di settore. In questo primo fine settimana di novembre, visite gratuite in tutti i siti e musei regionali. Siamo stati alla scoperta della villa romana del Tellaro a Noto, venuta alla luce 50 anni fa durante alcuni scavi illegali. Francesco Aloi. Il primo weekend del mese è dedicato alla storia. Nessun biglietto e tanta voglia di visitare nuovi posti. Siamo qui con amici che vengono dalla Toscana e approfittiamo per farle visitare qualcosa che non conoscevano. E visto la bella giornata abbiamo deciso di fare una scappata anche in questo sito. Da Palermo a Catania, da Agrigento a Siracusa, noi siamo andati tra gli ulivi delle campagne netine. Vi portiamo alla scoperta della villa romana del Tellaro. Venuta alla luce 50 anni fa durante alcuni scavi illegali, i resti si trovano sotto una masseria del XVIII secolo. La parte principale, quella che più piace ai visitatori, è questa. Qui ci sono i mosaici policromi datati al IV secolo d.C., decorazioni che rappresentano diverse scene. Questi sono tipici momenti di caccia. Qui invece è raffigurata la pesatura del corpo di Ettore.
In questa stanza si pigiava l'uva per poi metterla a fermentare qui. Il lavoro di esplorazione è durato 20 anni, periodo che ha permesso agli studiosi di portare alla luce la parte centrale del complesso antico. Pare che la villa del Tellaro, distrutta da un incendio, avesse una superficie di 5.000 metri quadrati. Una notizia di sindacale: non è stata raggiunta l'intesa tra azienda e il rinnovo della rappresentanza sindacale dei lavoratori sul rinnovo del contratto dei dipendenti marittimi e di terra del gruppo Caronte Tourist che opera sullo stretto di Messina. Così è stato indetto lo sciopero lunedì dalle 9 alle 17 con presidio appunto dei lavoratori davanti alla biglietteria proprio della Caronte Tourist. Ci fermiamo una breve pausa, torniamo con altri servizi. Non si ferma l'ondata di violenza nelle carceri siciliane. Dopo l'aggressione a un agente carcerario di ieri al Pagliarelli di Palermo, oggi a Catania, nel penitenziario di Piazza Lanza, un detenuto ha afferrato per il collo una delle guardie di sorveglianza. L'ira del recluso pare sia esplosa dopo la mancata autorizzazione dell'agente ad effettuare un colloquio. Lo denuncia il SAP, che è il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Voltiamo ancora pagina agli spettacoli. I musicisti siciliani Colapesce e Di Martino sono finiti nelle polemiche per la canzone Ragazzo di destra. Più che un brano politico, parla delle solitudini, rispondono gli artisti. Sentiamo Eva Spampinato. C'è un giovane artista che ha fatto della sua disabilità, la sindrome di Down, un'abilità, trasferendo sulla tela paesaggi che colpiscono l'anima. Si chiama Dario Pinizzotto. I suoi quadri sono in mostra fino a domani al Palazzo della Cultura. Eva Spampinato. Sono paesaggi che colpiscono l'anima e non sono semplici quadri, ma espressione di una disabilità che diventa splendida abilità. Lui è Dario Pinizzotto, ha 30 anni e ha la sindrome Down. Sin da quando era piccolo i genitori, con abnegazione e grande attenzione, lo hanno aiutato ad esprimere la sua attitudine verso la pittura, complice una maestra delle scuole medie che ha capito quanto Dario fosse preciso nel disegno, tanto poi da frequentare il liceo artistico Emilio Greco di Catania. Deve capire quali possono essere le sue tendenze che rimangono nascoste se uno non prova tante cose, fino a quando riesce a capire verso quello cosa è portato. Oggi i suoi quadri, una finestra sul suo mondo interiore, sono diventati una mostra aperta al pubblico oggi e domani al Palazzo della Cultura di Catania, curata dall'Associazione Italiana Persone Down, sezione catanese. A guardare i quadri di Dario ci si innamora. Entra dentro la natura e poi la fa emergere, perché quando la guardi, quando guardi quei quadri, entri là dentro e per un momento ti senti veramente respirare, senti la forza che ha questo ragazzo, la dolcezza, la bontà, l'amore, tutte cose che noi abbiamo perso. L'associazione svolge un ruolo fondamentale per tutti questi ragazzi e per le loro famiglie, grazie ad attività volte al raggiungimento dell'autonomia. Permette loro di esprimersi in diversi ambiti artistici, di comunicare la loro essenza speciale, anche con la partecipazione a laboratori teatrali, pittorici, creativo-manipolativi. Una breve pausa e poi il calcio. Per il calcio il Palermo perde ancora e per la prima volta fuori casa dopo 4 vittorie e un pareggio. Al Ferraris vince la Sampdoria per 1-0 grazie al gol a fine primo tempo di Burini, che ha segnato subito dopo aver mancato il rigore parato da Pigliacelli. I rosanero sono andati vicini al gol solo nel fine partita con un tentativo di Mancuso e Soleri. Altra sconfitta per i siciliani dopo quella di domenica scorsa con il Lecco. E il Catania domani a Potenza con l'obiettivo di confermare risultato e progressi visti a Brindisi. Tabiani ritrova Rizzo e Deli. Marco Carli.
Seconda trasferta consecutiva delle tre in programma in campionato, nel momento più duro della stagione che a Brindisi ha visto uno spiraglio. Quello che il Catania vuole tenere aperto e allargare ulteriormente a Potenza nel match del Viviani di domenica alle 14. Contro ci sarà una squadra superiore rispetto ai pugliesi appena affrontati, ma che ha comunque un punto in meno dei rossazzurri in classifica. Una graduatoria che gli etnei, per stessa missione dei propri dirigenti, ritengono ovviamente lontana dagli obiettivi stagionali, anche se i tre punti del Fanuzzi sono stati un piccolo toccasana. Servirà però andare oltre, andare avanti, i timidi segnali di maggiore personalità e compattezza devono essere l'inizio di un nuovo corso. Potenza, con Caturano e l'ex di Grazia, uomini più attesi, in questo rappresenterà l'ennesimo esame, una prova a cui la squadra di Tabiani si è preparata restando in trasferta nel ritiro pugliese vicino a Bari. A rinforzare il centrocampo ci sarà anche Rizzo, che torna a disposizione dopo essere stato fermato dalla società, disponibile anche Deli. Per il resto probabili staffette rispetto a mercoledì, pronti Rapisarda, Curado, Zanellato, con Bocic scalpitante. C'è poi Sarao, che ha ritrovato il gol e si gioca il posto con Dubiskas. Il Catania è concentrato, le parole di Grella al gruppo e alla stampa hanno fatto effetto. Ora serve continuare a risalire la china per ritrovare anche con entusiasmo il proprio pubblico mercoledì al Massimino per la Coppa Italia col Picerno. Ma intanto c'è la partita di domenica fra Potenza e Catania, che sarà come sempre seguita da Telecor con diretta stadio. Si parte alle 13.30, più di tre ore live con collegamenti dal Viviani, commenti in studio e alla fine le interviste ai protagonisti in campo. Il Messina ospiterà domani al Franco Scoglio il Benevento, seconda forza del campionato, partita difficile per i giallorossi in cerca di riscatto dopo la sconfitta di Taranto. Sergio Colosi. A guardare i numeri non c'è partita, quart'ultima contro seconda, 11 punti contro 22, chi non perde da 4 giorni contro chi è imbattuto da 10 giornate, chi incassa gol con regolarità contro chi non ne subisce da 3 turni, 5 in trasferta. Messina a Benevento è questo, ma anche altro, la voglia di riscatto su cui puntano i giallorossi, che al Franco Scoglio hanno già battuto un'altra grande, l'Avellino. Hanno 22 punti, quindi l'hanno dimostrato sul campo che è una squadra importante per la categoria, e tra l'altro un passato recente mi pare che hanno fatto via, quindi diciamo che sotto questo punto di vista hanno un impianto, hanno un'organizzazione, e io mi aspetto una reazione dai miei. Non c'è dubbio che dobbiamo essere bravi a contrapporci a una squadra forte, una squadra che ha qualità, è che noi dobbiamo mettere subito nel dimenticatoio, perché ogni partita fa storia a sé, quello che è stato di brutto a Taranto. Non convocato Ferrara per un problema alla caviglia. Nel 4-3-3 di Modica, ballottaggi a centrocampo tra Firenze e Scafetta e in attacco tra Emmausso, Ragusa e Cavallo per due posti nelle corsie esterne. Benevento in formazione tipo, con l'ex Ciciretti che potrebbe avere maggiore minutaggio. È tutto, grazie per l'attenzione e buon fine settimana.